Ho atteso ancora una decina di minuti per vedere se arrivava qualche ultimo ospite, qualche ultimo spettatore che arriva, vi ringrazio di essere qui anche questa sera, anche per questo incontro. Comincio subito illustrandovi prima di tutto i prossimi incontri che ci saranno a partire fra due sabati, quello con Luca Panaro, vi rammento, il 17 di febbraio, il 3 di marzo con Laura Magnone e il 17 di marzo con Michele Smargiassi, e in quei prossimi appuntamenti. Oggi il nostro ospite è Antonello Turchetti. Mi fa piacere avere proprio lui in questa occasione, ed è uno dei personaggi che mi ha parlato per primo quando ho pensato a questa manifestazione, proprio perché come direttore del Perugia Social Photo Festival, affronto una serie di tematiche legate alla fotografia che sono un po', diciamo, di secondo piano per il più. Quindi secondo me invece sono molto importanti e di primissimo piano. Faccio un piccolo appunto su alcuni, su alcune esperienze chiaramente di Antonio Turchetti per presentarvelo, che mi ha lavorato per Getty Images, è direttore del Perugia Social Photo Fest, che da non tantissimo la Commissione europea ha inserito tra i festival europei che si sono distinti per l'alto livello culturale e il forte impatto a livello nazionale, europeo ed internazionale, per cui è più quasi riconosciuto in Europa che non in Italia. Coordina vari progetti socioculturali, ha coordinato il progetto Cosmorama, che è un progetto di fotografia che ha coinvolto delle città italiane come Perugia, Pesaro, Avignone e Catania, è ideatore del progetto ETRA, è docente di formazione in arte e terapia. Adesso, tutta una serie di cose particolari che non siamo abituati a, diciamo, in qualche maniera ad affrontare come, diciamo, fruitori della fotografia. Oggi è bello proprio questo, che esploreremo questo mondo nuovo di fotografia legata alla terapia o alla cura. Docente del corso di fototerapia psicotropia corporea alla scuola di Biosistemica di Bologna. Sono tutti sciogli di sono effettivamente un po', pare quasi un congresso medico. Coordinatore di NetFo, che è un network italiano di fototerapia. Benissimo, non dico altro, adesso lascerò la parola ad Antonello. Ringrazio come al solito i nostri sponsor che ci hanno aiutato a creare questa manifestazione, che sono Photomarket Video e Venezia Net, che è il nostro social media partner, che un po' diffonde le informazioni su questa manifestazione. Ringrazio il Centro Culturale Candiani che ci ha ospitato anche quest'anno, e attendo di vedervi anche, diciamo, ai prossimi incontri. Un applauso per il buon Antonello. Allora, io ho sempre un po' di difficoltà a parlare con il microfono, però credo che se parlo così mi sentite? Meglio col microfono, mannaggia, speravo. Allora, no, ringrazio Giovanni per l'invito. Per me è sempre trovo sempre molto interessante e entusiasmante parlare di quello che stiamo portando avanti con il mio team da 7 anni circa. Perugia Social Photo Fest, PSPF, che è molto meglio, è una realtà che nasce con un obiettivo specifico, che è quello di, in parte quello che ha già detto anche Giovanni, che è quello di
diventare un punto d'incontro per la fotografia d'azione sociale e la fotografia terapeutica. Allora, in realtà noi non abbiamo assolutamente inventato nulla, ok? Abbiamo avuto solo la lungimiranza di creare un luogo, uno spazio che non esisteva in Italia. Parlo nell'ambito dei festival, intendo, e quindi siamo in qualche maniera dei precursori. E questo è un lato positivo, ma è assolutamente un lato negativo per certi aspetti. Più importante, immaginate qual è, organizzare un evento del genere diventa sempre molto complicato, perché quando vai a presentarti ti guardano tutti con sospetto, no? La parola terapia. Allora, devo dire che la parola terapia è una parola estremamente largamente abusata, e quindi sono assolutamente d'accordo nel vedere i volti di persone che rimangono un po'. Poi, se ci abbini la parola fotografia, vanno in confusione totale, che vuol dire, no? Allora, io dico, prima di entrare un po', io vi ho presentato delle slide, insomma, per aiutarvi un po' a comprendere, faremo un discorso insieme. Io mi auguro che se c'è qualcosa che non capite, perché è possibile, ma non perché voi, per la mia confusione mentale, non a caso, faccio fototerapia, mi dovete interrompere se ci sono dei dubbi, se ci sono delle domande. Io amo più una conversazione, insomma. A me questa posizione qua, credetemi, mi crea un forte disagio. Allora, no, faccio così, non parlo più e vi faccio vedere una... parto subito. Si può abbassare le luci? Al massimo? Allora, io inizio con un video, voglio farvi vedere ora questo video di Joe Spence che avete scritto, che è un video che è un po' un punto di uno spartiacque, e poi ne parliamo. Chi la conosce? Joe Spence. Qualcuno, qualcuno la conosce, Joe Spence? No, bene. Thank you.
Allora, sensazioni così a pelle, a caldo direi. Chi ha parlato? Non vedo. Ah. Allora, sì, allora, Joe Spencer, allora, considerate che questo è un video che noi abbiamo prodotto nel 2013. Perché Joe Spencer in realtà non è così conosciuta. Come vedete, le immagini che avete visto non sono immagini che hanno una valenza fotografica di un certo tipo, no? Quindi diventa un altro linguaggio, diventa diciamo la fotografia uno strumento, una porta per altro, fondamentalmente. Il curatore del suo archivio è morto, tra l'altro, pochissimi giorni fa. E lui è sempre stato molto magnanimo, direi, nel poter aprire l'archivio di Joe Spencer, che è vastissimo. Si parla degli anni Ottanta, lei è morto nel 92, quindi non c'erano le tecnologie, no? Non c'era il digitale che ti permetteva anche una certa rapidità, in qualche maniera, della rielaborazione o della condivisione della fotografia. Ho voluto farvi vedere questo perché, come vi ho anticipato, è un video, il lavoro, più che il video in sé per sé, il lavoro di Joe Spencer è un po' un punto ancora molto discusso, non tanto in sé per sé il suo lavoro quanto il termine. Lei parla di fototerapia, in realtà non è fototerapia, è un'altra roba, adesso vi spiegherò. I termini di fototerapia, diciamo, le prime tracce in qualche maniera risalgono agli anni, fine anni 60, quando non c'era né Google, non c'era possibilità di condivisione, quindi c'erano due realtà che si erano mosse, tre diciamo, realtà che si erano mosse in maniera distinta, una zona in America, un'altra in Francia e un'altra in Inghilterra. E capirono che stavano lavorando su uno stesso concetto quando si ritrovarono in un convegno che era tutta un'altra roba. Allora, Joe Spencer, come avete leggete bene, sì, è una persona che ha sempre diciamo utilizzato non solo la fotografia ma diversi linguaggi, dalla scrittura alla scultura a tanta altra roba, insomma, era un artista tout court, a più sfaccettature. Era una fotografa, un artista inglese che era estremamente anche attenta a quelle che erano, come dire, i risvolti sociali. Vi faccio vedere un suo biglietto da visita. Disponibile per divorzi, funerali, malattie, ingiustizie sociali, scene di violenza domestica. Quindi era anche molto, adesso questo biglietto da visita è estremamente ironico, no? Lo capite, però il senso è che lei aveva questa attenzione davvero al sociale. E uno dei suoi lavori più grossi è quello che in parte avete visto, una piccolissima parte,
l'ha fatto su di sé, raccontando la sua malattia, la sua lotta contro il cancro, no? E per lei in qualche modo è stata davvero una pioniera, cioè è stata la primissima donna a rivolgere la macchina verso di sé. Non mi parlate di selfie, non è questo il senso, ovviamente. Lei ha aperto una, come dire, ha dato coraggio anche poi a tante altre donne, no? Di poter in qualche maniera in un momento di difficoltà utilizzare un linguaggio espressivo per in qualche maniera aiutare a portare fuori, a riconoscerlo, a vederlo fuori da te in qualche maniera. Guardate, questa è una cosa che noi facciamo sempre, no? Quando abbiamo dei momenti di difficoltà e non necessariamente così gravosi, così complicati, così importanti, che facciamo? Cerchiamo un amico con cui parlare, troviamo sempre un modo per andare un pochino fuori, per portarlo fuori, quel qualcosa che ci pesa dentro, no? Quindi in realtà, adesso io poi entrerò un po' più nel dettaglio, non c'è nulla di nuovo da questo punto di vista. Per entrare un po' più nell'argomento, conoscete Carlo Riggi? Allora, Carlo Riggi, perché io anticipo me stesso, sapete? Allora, vi leggo questa, leggiamola insieme, una citazione che poi vi dico dove è stata estrapolata, che secondo me alla base qui racchiude tutto il senso che sta dentro alla fotografia in generale, non solo alla fotografia con un obiettivo sociale. Allora, io parlo di fotografia ad azione sociale, che è differente da fotografia sociale, poi cercherò di darvi anche quella che è la mia interpretazione. Allora, l'otturatore è una palpebra, un interstizio, una mucosa attraverso cui l'apparecchio fotografico incamera una porzione di reale e innesca una catena di domande sull'autore, soggetto, fruitore. In una frazione di secondo, un non luogo esterno intercetta l'infinità del non tempo interno. La mancanza di ovvie risposte fa sì che il viaggio continui e la fotografia rimanga un cantiere di emozioni in continuo divenire. Allora, qui io ho evidenziato quelle che secondo me sono le parole chiave, ma che sta alla base di qualsiasi relazione che uno può avere con la fotografia. La triade, autore, soggetto e fruitore. Allora, noi possiamo fare da Instagram a fotografie d'autore, eccetera. Se non abbiamo un fruitore, se non arriviamo a comunicare con il fruitore, qualcosa, no? Ok, rimane un lavoro nostro, va benissimo. Però c'è sempre, e anche noi diventiamo automaticamente spettatori delle nostre stesse foto, eh? Non dimentichiamoci, non è che siamo semplicemente produttori. In realtà noi stiamo vivendo un'epoca davvero infausta, felicissima per certi aspetti, ma siamo produttori e fruitori di immagini fotografiche in una, molto spesso inconsapevolmente. Kessler, non mi ricordo il nome, è un performer, un artista in generale, sicuramente l'avrete vista, nel 2011 fa questa performance, si chiama 24 Hours of Photography, 24 ore di fotografie. E lui scarica e stampa le fotografie che in un solo giorno vengono caricate su Flickr, che è stato uno dei primi piattaforme di condivisione delle immagini, no? E tutte queste immagini sono state stampate 10x15 e ha fatto un'installazione. Erano 350.000 in un solo giorno. A fine 2014, adesso io ho dei problemi con la memoria enormi, è possibile che queste date proprio non corrispondano, però più o meno siamo là. Fine 2014 Facebook acquisisce WhatsApp, chi non lo usa, ha mandato in pensione gli SMS. A fine 2014 i circa 450 milioni di utenti di WhatsApp si scambiavano al giorno 500.000 immagini. Allora, questa mole di immagini, uno non ci pensa, no? Però
Pensate, riflettete su quello che accade quando vi svegliate la mattina: telegiornale, pubblicità, il giornale, le locandine edicole, andate a fare spesa, trovate immagini ovunque, cioè siamo davvero completamente invasi da questo immaginario, e tutta questa roba da qualche parte agisce in qualche modo, no? Quindi ecco che ritorna a questa per me frase assolutamente importante. Carlo Riggi, poi c'è anche quest'altro punto che ho sottolineato, questo collegamento tra l'esterno e il nostro interno, quindi già sono questi due punti importanti. Allora, Carlo Riggi è un psicologo, psicoterapeuta siciliano, sì. Che lui ha scritto due piccoli volumettini che io vi consiglio assolutamente di comprare e di leggere, li trovate per l'edizione del mio libro, quindi sono autoprodotti, per cui non è facilmente rintracciabile, insomma esteticamente inguardabili, il contenuto eccezionale, che sono L'esuberanza dell'ombra, da cui è tratta questa citazione, e Di Lenni fotografici. E lui fa sempre questo parallelismo tra la macchina fotografica e il processo che sta dietro a io che la utilizzo e scatto, e non solo io che scatto, ma anche io che guardo immagini, e processi psicologici. Però lo fa proprio parlando all'idraulico, che non necessariamente debba avere per forza una informazione, una formazione in psicologia. Quindi è veramente... arrivano in maniera molto chiara e molto diretti, e sono un'ottima riflessione anche su quello che è il nostro lavoro di fotografi. Immagino, se siete qua, sarete tutti interessati alla fotografia e a diversi livelli, no? Allora, la stessa frase, vi ricordo il punto, no? L'altro punto, il non luogo esterno e non luogo interno, e il luogo interno, no? Cioè, quindi unisce la fotografia a questi due mondi, e qui entriamo un po' più su quello che è la specificità. La stessa psicoanalisi definisce la macchina fotografica un'estensione della vista, ok? E avrebbe quindi in qualche maniera il potere di collegare chi fotografa, quindi me soggetto, con il mondo esterno. Se lo dice la psicoanalisi, pensate, insomma, qualcosina ci servirà. Allora, questo è vero, perché noi quando decidiamo di fare delle fotografie, che cosa facciamo? Decidiamo innanzitutto, prima ci ascoltiamo, pensiamo a quale potrebbe essere il nostro progetto, che può essere la qualunque. Esco e fotografo i coriandoli rimasti per strada, non mi interessa qual è l'obiettivo, però inizia da dentro questo processo. Poi questa fase di collegamento sempre tra l'esterno e l'interno, dove avviene? Scelgo l'inquadratura, scelgo il momento, faccio delle scelte, e tutte quelle scelte sono legate chiaramente a tutta una serie di cose che mi appartengono. Ed è proprio questo rapporto dentro fuori che rende la fotografia, rispetto anche ad altri mezzi espressivi, e non è una questione di giudizio, attenzione, io sono arte terapeuta, nasco come fotografo, ho abbandonato la fotografia perché ero contrario al mondo della fotografia, io sono tuttora, e sono entrato dentro a una cosa che mi interessava di più. La fotografia, come ci dice Marra, io vi ho portato anche laddove ho trovato le copertine dei libri, perché magari se fate la fotina potrebbe aiutarvi anche a memorizzare bene qual è il libro che vi suggerisco. Massimo Cacciarri, all'interno del libro di Claudio Di Marra, ha questo Le idee della fotografia. Io non so se l'avete sentito, l'avete mai letto, è assolutamente... insomma, così, però è interessante. Il fotografo, per fotografare, deve poter uscire fuori di sé, ed è assolutamente vero. Anche quando io prendo la macchina fotografica e la pongo, la rivolto a me, devo comunque, mi obbligo a poi rivedermi, ok? Quindi c'è sempre questa uscita da dentro fuori. Questo rapporto dentro fuori, io guardo il mondo, lo guardo attraverso il mio modo di vedere. Ma poi, se vado a vedere, e quindi ritorniamo su quel discorso che dicevo prima di Carlo Riggi,
autore, soggetto, fruitore, ritorno, se guardo quelle immagini che ho realizzato, anche se queste immagini sono dei selfie o degli autoritratti o del lavoro che abbiamo visto prima di Joe Spence, vado a fare un lavoro di utilizzo questo esterno, lo guardo e rientro dentro di me, quindi c'è questo movimento. Quindi questo uscire e entrare, uscire fuori, è uno dei principi che sta dietro e dentro alla fotografia nelle relazioni di aiuto, ok? E non a caso, con quello che dicevo prima, cioè ci sono tantissime ragioni per cui noi scattiamo un'immagine. Possono essere perché ho un lavoro, perché voglio fare una ricerca personale, perché ho qualcosa da dire, perché voglio lavorare su quella parte mia personale, per qualsiasi ragione. In ogni caso io le ragioni per cui scelgo di scattare, scelgo di prelevare un'immagine e magari mettermela in casa, le ragioni per le quali a volte io cancello anche delle immagini, mannaggia chi ha inventato quel tasto cancelletto, una cosa che io per esempio quando lavoro lo faccio disattivare perlomeno con il nastro adesivo, perché è interessantissimo vedere i lavori che uno reputa sbagliati, dal mio punto di vista, farci un lavoro perché reputi che quella fotografia può essere sbagliata, no? E lì mi dà un'altra possibilità di scoprire anche altre parti di me. Ecco, tutte queste ragioni, la maggior parte sono inconsce, davvero. Anche quando noi abbiamo un lavoro, un commissionato, non è che facciamo tutti quanti le stesse identiche fotografie, no? È evidente, perché sennò pensa che noia. Già è noiosissimo, perché a volte c'è la sensazione di vedere in giro sempre un'unica grande mostra, no? Con poca differenza tra un autore e l'altro, ci sono delle tendenze, la fotografia è diventata più moda che altro, non fotografia di moda. Allora, tutte queste ragioni sono inconsce, che cosa vanno a definire? Quelli che sono i miei valori interni, ok? Quindi io vi sto portando dentro piano piano, eh? Allora, tutto questo si attiva quando noi ci relazioniamo con le cose che decidiamo di fotografare, quindi quando attiviamo la nostra, diciamo, attiviamo, la percezione è sempre attiva in verità, ma insomma, quando c'è questo rapporto con l'esterno in qualche maniera. C'è un detto indiano, che ovviamente sempre per la mia scarsa memoria non mi ricordo per bene, ma il concetto è questo, la pietra diventa pietra nel momento in cui i miei occhi si posano su quella pietra lì, altrimenti io non la vedo. Quindi nel momento in cui io guardo, quindi quando c'è la direzione del mio sguardo, no? Vi ricordate, qualcuno disse che la fotografia doveva avvenire quando c'era un allineamento tra testa, occhi e cuore. Quindi nel momento in cui io guardo la telecamera di fronte a me, riconosco la telecamera e la oggettivizzo, ok? Allora, tutta questa percezione è ovviamente dinamica e lì c'è un simbolino con le lenti, quelle di occhiali. È come se noi, ognuno di noi avesse delle lenti colorate e ognuno ha un proprio colore. E quello ci permette di relazionarci con il mondo esterno, di guardarlo, di giudicarlo, di porci anche noi nel mondo esterno. E queste lenti colorate sono la nostra scala di valori, le nostre simbologie, la nostra cultura, tutto quello che noi viviamo. È evidente che quello che io, le mie lenti diventeranno sempre più ricche di sfumature man mano che io cresco. 20 anni fa le mie lenti erano sicuramente molto meno ricche di sfumature, quindi il mio modo anche di vedere, di percepire, quindi anche di fotografare, era assolutamente differente. Infatti, l'obiettivo della macchina fotografica mette sempre a fuoco il mondo interiore almeno quanto quello esteriore. E per quanto ricca di dettagli una fotografia, noi non saremo mai assolutamente in grado di sapere quello che in quel momento il fotografo stava vivendo. No, guardate, qui c'è un'immagine bella, può essere interessante, può essere brutta. Che cosa ci dice? Ci dice tanto, ma non ci dice più di tanto.
la reazione che ognuno di noi, che siamo forniti di ognuno delle proprie lenti colorate, cambia in funzione. Per cui io, per esempio, quando sento dire o leggere commenti su il senso della fotografia, quello che vuole dire quell'immagine, cioè sono due seghe infinite, scusate il termine, quello è. Cioè, come si può pretendere, no, di arrivare a comprendere pienamente? È ovvio, la fotografia ha un linguaggio, è innegabile. Ma noi vediamo un pezzettino di realtà, che è una scelta, come vi dicevo prima, che è stata fatta da un fotografo. Allora, Sebastião Salgado, le foto che fece ai bambini in miniere, eccetera, foto straordinarie, non era l'unico fotografo che era lì. Perché le sue immagini sono rimaste più impresse di altri? Lì giocano tantissime altre, c'è un libro bellissimo, si chiama Obiettivo Ambiguo, di Ferdinando Scianna, che è una serie di raccolti di scritti suoi, e uno degli articoli proprio parla di questo. E è ovvio che le immagini di Salgado rimangono impresse non solo per la sua qualità, ma perché va consciamente o inconsciamente anche a creare, a ricollegarsi ad un immaginario collettivo molto forte, e quindi rimangono molto più impresse. Didascalie. Adesso io sembra che passo di palo in frasca, però rispetto a quello che dicevo prima, che ognuno ha i propri filtri, John Berger, che questa è una citazione che a me piace moltissimo, afferma appunto che la fotografia è un'arte di ambiguità. Senza l'aiuto di didascalie, il pubblico interpreta sempre le foto in un modo che è completamente diverso da quello che realmente sono. Va bene? Qual è il problema? Perché dobbiamo leggere la fotografia? Io, per esempio, quando organizzo il festival, tendo sempre a convincere i fotografi a non mettere le didascalie, che è una cosa che odio profondamente, perché tendenzialmente siamo portati a leggere. La didascalia per me è utile, sì, c'è un dibattito anche qui enorme. Personalmente, visto che quella è casa mia, cerco ovviamente di rispettare il più possibile l'idea del fotografo, e quindi cerchiamo di trovare dei compromessi. Però, ragazzi miei, troviamo a volte delle didascalie che sono illeggibili. Adesso, senza entrare nei dettagli, ma penso che abbiate capito un pochino tutti quanti, no? Cioè, l'immagine del vecchietto con il bambino che lo tiene per mano, e sotto passato e futuro, beh, insomma, avrò un po' di difficoltà. Però di fatto la didascalia ti dà una direzione. Invece ognuno di noi ha questa, ritorniamo un po' su quell'argomento di cui parlavamo. Allora, da John Berger io passo a Winnicott. Winnicott era uno psicanalista britannico, è stato pediatra, se non erro, anche. Ha scritto dei libri molto interessanti. Tornando al discorso che per me è importante, quindi il rapporto che io con la fotografia possa avere con il mio mondo interno e l'esterno, no? Quindi abbiamo visto che è grazie al mio mondo interno che leggo l'esterno, ma poi quello esterno va a ridefinire anche quello che è il mio mondo interno. E qui la Winnicott un po', in qualche maniera, non dico che annulli, ma va in, immagino questo dialogo tra Winnicott e John Berger, no? E per Winnicott appunto l'immagine è un elemento di transizione, l'immagine, la fotografia, tra l'esterno e l'interno, punto. Poi io vado a grandi linee, ovviamente. Allora, Freud stesso paragonò il funzionamento dell'apparato psichico dell'individuo alla macchina fotografica. La psiche durante il sonno converte l'energia psichica in immagini, i sogni, stringendola. La macchina fotografica è il risultato delle pulsioni interne. Evidente quindi, perché io fotografo in base ai miei filtri, in base alle mie lenti colorate, in base a quello che abbiamo detto, se io poi faccio con quelle immagini che utilizzo un lavoro di approfondimento,
la fotografia, guardate un po', assume anche una funzione riparatrice. Permette di andare a, mi permette di capirmi, permette di capire anche quelli che possono essere i miei percorsi creativi. Uno pensa che la fotografia terapeutica o la fototerapia, poi arrivo alla differenziazione perché ci sono e sono sostanziali, debba essere fatta solo se uno vive un momento di difficoltà. No, assolutamente, assolutamente no. Anzi, io consiglierei di fare delle sessioni di fotografia terapeutica, di fototerapia, anche proprio con i fotografi, perché serve moltissimo per riuscire ad arrivare anche a meglio comprendere se stessi. E nel momento in cui tu sei fotografo a qualsiasi livello, e quindi ti relazioni autore, oggetto, soggetto, fruitore, quindi ti relazioni all'esterno, è importante che tu abbia anche una consapevolezza dei tuoi meccanismi, no? Perché quelli ti, se riesci a definirli, a vederli, è il solito discorso, quando ho qualcosa che non va chiamo l'amico, cioè hai 5 minuti, ci prendiamo un bicchiere di vino, io non bevo birra, quindi vino, parliamo e l'amico mi aiuta a capire, o comunque anche il fatto di raccontarlo mi permette di vederlo e portarlo fuori da me e anche vederlo da un punto di vista differente. E qui è la stessa identica cosa. Questi due volumi io ve li consiglio caldamente. Allora, Pensiero visuale di Arnheim, ma il volumettino si legge in un'ora, neanche. Pensare per immagini di Temple Grandin, che ve lo consiglio caldamente. Temple Grandin non è una fotografa, chi la conosce? Adesso quando ve lo dico la conoscete tutti. La creatrice, lei è una donna americana affetta da autismo. Vi consiglio anche di andare a vedere il suo intervento al TED, lo trovate online in internet, fantastico. Lei è la creatrice delle macchine che abbracciano le mucche, in qualche maniera. Lei parla del fatto di avere una mente che è come se fosse una ricerca su Google per immagini. Lei codifica tutto attraverso immagini. Quindi lei, se dite, non so, campanile, per lei ricerca su Google, arriva immediatamente l'immagine del campanile di una chiesa che ha visto da bambina. E infatti lei ha difficoltà a rappresentare concetti astratti, essere, avere, amare. Però questa sua mente, pensiero per immagini, pensare per immagini, le ha dato la possibilità poi di prevedere le sofferenze, per esempio, delle mucche che avevano quando venivano portate al macello, no? Lei viveva vicino a questi grandi ranch americani, quindi sentiva proprio la sofferenza e aveva capito che il percorso che le mucche facevano per arrivare poi al macello, era ricco di una serie di difficoltà visive per le mucche, non solo visive, e quindi arrivavano e alcune addirittura morivano perché venivano passate su delle vasche per delle sterilizzazioni, insomma, comunque adesso non è questo il punto. Il fatto che lei con questa mente, ragionando appunto solo per immagini, ha previsto la possibilità di un cambiamento. Cosa le hanno dato retta, lei si è laureata, insomma, ha fatto veramente... Io vi consiglio di leggerlo, non c'entra niente con la fotografia, ma lo leggerete e capirete che c'entra tantissimo con la fotografia. Allora, io dico sempre questa cosina, quindi scattare una fotografia equivale a fare un viaggio, letteralmente, dove l'immagine finale è sia il punto di partenza che il punto di arrivo. E ritorniamo sempre alla citazione di Carlo Reggi. Perché il punto di partenza? La destinazione, no? La destinazione è perché io arrivo con le mie scelte, scatto, la stampo, quello che è,
Quella è la mia foto, quindi arriva, è il punto di destinazione di un percorso, di una serie di scelte, di una serie di contatto, di contatti che ho avuto consapevolmente o inconsapevolmente, abbiamo visto, con il mio mondo interno. Ma diventa anche il punto di partenza, perché io da quella foto, già ve l'ho detto, possiamo fare un lavoro a ritroso e andiamo a vedere che cosa è accaduto perché tu sei arrivato poi a scattare quella foto lì. Allora, il contenuto di una fotografia è stabile, è costante, non cambia. Chi cambia è il fruitore. Domani siamo diversi da fra un minuto siamo diversi da quelli che siamo ora noi, in questo preciso momento. Le nostre lenti colorate continuano ad arricchirsi di sfumature. Quindi l'immagine rimane, il contenuto sempre quello. Noi ci evolviamo. E quindi il significato che noi vediamo in quelle immagini evolve, ma non è l'immagine che rimane ferma, che, scusate, che si muove. L'immagine rimane quella, iconica, ferma, punto. Siamo noi che ci evolviamo. Allora vedete che questo viaggio è un continuo viaggiare. Ed è, per esempio, io adesso fino a Europa ho sempre parlato di foto fatte da noi, no? Però in realtà questo viaggio si può fare anche con le foto fatte da altri, quindi dove manca, se volete, la prima parte del viaggio, che è quella di scegliere, di scattare e arrivare. Allora, non esiste un'immagine che funziona o una che non funziona rispetto all'utilizzo per andare a fare un'indagine interiore o anche sociale, proprio perché le immagini le leggiamo attraverso le nostre lenti colorate e quindi ognuno di noi in qualsiasi momento, ci sono dei lavori, è interessantissimo per esempio anche rifare lavori con la stessa immagine con la quale tu hai lavorato magari 5 mesi prima, un anno prima, la recuperi, cosa accade, cosa è cambiato, cosa vedi di nuovo, cosa vedi di differente. Allora, ritorniamo un po' sul nostro, sul personale, no? Diciamo, più o meno tutti quanti abbiamo l'album di famiglia. Adesso, diciamo, abbiamo gli hard disk o le cornici, però la mamma, che era la persona di vita a costruire gli album di famiglia, avevamo questi tomi giganti, no? Che erano che sono veramente fonte di una quantità di informazioni incredibili. Quando noi guardiamo, riaccediamo ad un'immagine nostra, vecchia, che può anche essere di un anno fa, qualche mese fa, automaticamente abbiamo questo classico transfer, no? Utilizziamo qualche termine che sicuramente conoscete. Cioè, la riviviamo tridimensionalmente. Cioè, quell'immagine è come se riaccendesse dentro di noi tutta una serie di pensieri del momento che l'abbiamo scattata, che abbiamo vissuto. Veramente limitatevi e rimanete su quelle che possono essere le immagini del vostro album, le immagini delle snapshot, le istantanee che fate con i compleanni, eccetera. Se poi c'è qualche persona che non c'è più perché la vita scorre, automaticamente risalgono alla memoria veramente una valanga di emozioni. E quindi l'immagine diventa viva, da bidimensionale diventa magicamente tridimensionale. E quindi si attivano poi anche tutte quelle che sono le nostre rappresentazioni simboliche. E le nostre rappresentazioni simboliche hanno un potere enorme, sono fortissimi. E quindi di nuovo la fotografia ci permette di fare questo ponte con l'inconscio. Quante volte vi è capitato di vedere una foto? Non vedo movimenti, mi sto annoiando a morte, mi sto creando una confusione micidiale. Vabbè, allora. Oh, e arriviamo alla fototerapia, ci siamo. Però tutto quello che io vi ho detto finora, in realtà è esattamente tutto quello, è i principi base su cui agisce l'utilizzo della fotografia all'interno delle relazioni di aiuto. Però se voi ragionate, come vi ho sempre portato a pensare, tutto questo vale anche sul nostro modo di fotografare, anche se non necessariamente siamo all'interno di una relazione di aiuto. È evidente che la fototerapia a questo punto non considera più
la fotografia da un punto di vista grammaticale, simbolico, artistico, la considera da un punto di vista comunicativo, come strumento di comunicazione. Avete visto il video di Joe Spence, bello, forte, è arrivato, no? ha colpito tutti quanti. Fotograficamente, se le guardiamo da un punto di vista estetico, erano penose, il 99%, ma è quello l'importante? Assolutamente no. Questo attiene poi anche al principio dell'arte terapia, cioè dell'arte utilizzata per... Può accadere, sì, può accadere che l'estetica abbia un suo valore. E non sono uno che demonizza l'estetica, assolutamente. Io faccio sempre il solito esempio, scatto il cellulare oramai, scattiamo in continuazione, però ci sono alcune immagini che magari ci piace proprio stamparle e andiamo, che ne so, all'IKEA, troviamo una cornicetta da Massimo Max 4,99, quella che ci piace di più, la compriamo, stampiamo e la attacchiamo. Quindi per noi l'estetica in quel senso lì ha una funzione. Quindi non è che non è importante, non è sicuramente un elemento principale. Brevissima storia, la fototerapia. Le prime esperienze dell'utilizzo della fotografia avviene a fine del, ovviamente, a fine 800, dove l'immagine veniva utilizzata per catalogare la malattia mentale, no? Lombroso, Docet, e quindi veniva utilizzata davvero in una modalità per cercare di capire se la fisionomica potesse in qualche maniera aiutare a individuare determinate malattie. Però in quello stesso periodo ci fu un illuminato, un certo Hugh Welch Diamond, voi soprassedete sulla pronuncia, che all'interno del manicomio femminile, dove era direttore, lui era un po' come il Carlo Riggi della nostra, che vi ho presentato prima, era un psicologo, psicoterapeuta, se non erro, psichiatra, e fotoamatore. Carlo Riggi si definisce fotoamatore della domenica, che è quella una definizione che mi piace molto. E lui fu il primo di fatto a utilizzare la fotografia con le sue pazienti, fine 800. Poi c'è stato, diciamo, un buco, in qualche maniera, cioè un buco nel senso che l'immagine era sempre, lui fu davvero il primissimo in assoluto. Per quanto riguarda la fototerapia si trova pochissima letteratura in giro. Finché la fotografia cambia direzione con, diciamo, l'avvento ovviamente di Basaglia e con il documentario che fecero Berengo Gardin e Carla Cerati, che fu un documentario che ruppe davvero un'idea sociale in qualche maniera della salute mentale, no? Furono i primi che entrarono e documentarono una situazione agghiacciante a dir poco, e questo fu utile, fu anche questo utile poi per arrivare a quella che fu la definizione della legge 180 Basaglia. I primi che furono ad utilizzare la fotografia scattata dai pazienti fu Carl Rogers, che era psicologo statunitense, fondatore della terapia non direttiva, è famoso anche per i suoi studi sul counseling, e Jacob Moreno, un psichiatra austriaco. Ma si deve a Judy Weiser, anche lei diciamo intorno agli anni 70 più o meno, a definire esattamente la fototerapia e dette origine a quelle che erano le phototherapy technique. Allora, qui parlo di continuum, diciamo i due estremi, quello in mezzo possiamo saltarlo, però i due estremi sono la fototerapia e la fotografia terapeutica. Qui c'è una confusione che, ragazzi miei, è abissale. C'è un casino, soprattutto in Italia. La fototerapia sono pratiche che utilizzano, che prevedono l'utilizzo della fotografia all'interno di un set terapeutico e quindi di un setting terapeutico dove prevede la presenza di un terapeuta. Quindi si parla di fotografia all'interno della terapia.
Però se il paziente in quel caso, quel giorno, non vuole lavorare con le foto, non ha portato le foto o qualsiasi cosa, io posso continuare la mia terapia. Però la differenza, tenete il concetto, fotografia nella terapia. Judy Weiser, che quest'anno tornerà a Perugia al festival, ha definito queste cinque tecniche che sono lì, sono solo i nomi perché sono, diciamo, molto ampi. Però, come dire, sono le modalità che utilizzano le phototherapy technique, si basano sulle fotografie scattate o create dal cliente. Quando si parla create, possono essere anche fotografie che io creo utilizzando altre immagini, quindi tipo collage, no? Quindi posso ritagliare immagini altre o anche le mie stesse fotografie e creare una terza immagine. Fotografie scattate al cliente. Immaginate voi qualche volta, no? Sicuramente sarete stati fotografati durante, che ne so, pranzi, cene, vacanze, e magari in alcuni vi piacete, in altri no, in alcune, ma però qua sono venuto bene, ma non ho mai fatto col doppio mento. In realtà quello è un modo per capire anche come gli altri ci percepiscono e come noi ci mettiamo in relazione con gli altri. Gli autoritratti, l'album di famiglia, che è un potentissimo, e poi c'è la foto proiettiva, è tutto quello di cui ho parlato finora. Io proietto un significato sull'immagine. Quell'immagine ci proietto un mio significato che arriva dalle mie esperienze, che arriva dalla mia cultura, che arriva da quello che ho vissuto nel bene e nel male, dagli amori vissuti, dagli amori, dalle delusioni d'amore, dalle morti che ho vissuto, cioè tutto quello che è stata la mia esperienza, che quindi va ad arricchire la mia percezione, a modificarla, no? Appunto, la percezione è qualcosa che si muove, è un'onda, è una nostra ombra, si modifica, seconda. Tutto quello io proietto dei significati e se io vado a ragionare su quei significati, e immaginate quanto può essere potente andare a ragionare su quello che noi proiettiamo sulle immagini dei nostri album di famiglia, dove magari vengo a scoprire e a evidenziare le relazioni che posso avere con i membri della mia famiglia. Allora lì diventa veramente uno strumento davvero estremamente potente, è potentissimo da questo punto di vista. La fototerapia fa interagire le persone con le proprie costruzioni visive. E quando la persona ha una difficoltà a raggiungere il proprio mondo simbolico o ha una difficoltà a utilizzare le parole, capite che la fotografia in questo caso aiuta molto. Io sono arte terapeuta, quindi utilizzo anche altri linguaggi che possono essere il disegno, può essere la pittura, può essere la creta, può essere la musica, può essere qualsiasi cosa. Vanno bene tutti gli strumenti. La fotografia ha un vantaggio per me e anche dei punti negativi, eh? Allora, il vantaggio è che uno, ce l'abbiamo tutti oramai le fotografie. Tutti abbiamo un cellulare, tutti più o meno abbiamo una macchina più o meno potente, chi se ne frega della qualità della macchina, ma sappiamo cos'è la macchina fotografica. Quindi nel momento in cui io sto fuori con la mia macchina fotografica a scattare, so già che vengo accettato, vengo riconosciuto come qualcuno che scatta e non come qualcuno che può avere un problema. La fotografia mi permette di bypassare tutta una serie di difficoltà, una serie di barriere che noi, ognuno di noi ha. Se io dovessi, banalizzo, perché non è una cosa che personalmente farei mai, dovessi chiedere a me stesso, parlami del rapporto con tua madre, mi prenderei e me ne andrei, sarebbe troppo direttiva. La stessa cosa puoi arrivarci, do un esempio, ovviamente, puoi arrivarci lavorando con le immagini. Allora, le immagini ti crea questa porta di accesso diretta, proprio per quello che abbiamo detto finora. E quindi questo ci permette di entrare e andare dove vorrei, dove è possibile arrivare, dove questo rapporto autore, soggetto e spettatore
e quindi è un rapporto che io posso avere con il mio paziente, il mio cliente in qualche maniera, no? Quindi il rapporto che io posso avere come terapeuta, quindi come spettatore, attraverso l'immagine arrivo a parlare con il mio cliente e lui attraverso l'immagine arriva a parlare a me. Con l'immagine riusciamo a costruire e andare a riparare qualcosa in qualche maniera. La parola terapia significa avere cura, non guarire. Per me è fondamentale. Cioè non è che ci si guarisce, eh? Si ha un momento di attenzione, che può essere quello dell'amico che vieni con me al bar e parliamo un attimo. È un momento di accoglienza. Poi la foto arte terapia è, diciamo, le tecniche usate in fototerapia arricchite con altri linguaggi. In questo la fotografia, per esempio, può avere delle limitazioni in quanto è meno rispetto, per dire, all'utilizzo di materiali come la creta, no? Che quindi implica una fisicità anche differente, no? Che non necessariamente tutti possono utilizzare o sono tranquilli nell'utilizzarlo. Allora, c'è David Krauss, che è un altro dei pionieri, che fa una differenziazione importante, questo per maniera molto breve. L'arte terapia sono soggetti interiori esteriorizzati. Io sto lì con il mio panetto di creta, ho una consegna, lavoro, mi immergo nel mio pensiero, no, sapete, basta. Quante volte è capitato quando uno al telefono sta parlando, fa degli scarabocchi su un foglio di carta? Non mi dite che non avete mai fatto gli scarabocchi. Winnicott sullo scarabocchio ci ha scritto delle cose interessantissime. Lì, per dirvi, si può partire da uno scarabocchio. Quindi in realtà l'immergersi in un atto creativo ci permette anche di approfondire più dentro di noi, no? L'arte terapia in questo senso appunto sono soggetti interiori che vengono esteriorizzati in un qualche oggetto esterno. Secondo Krauss, la fototerapia sono soggetti esterni che vengono interiorizzati. È parzialmente vera questa affermazione, però ritorniamo sul fatto che la fotografia, perché esista, ha bisogno della relazione con l'esterno, se no non esiste. Marrei, le radiografie, ma insomma, Marrei. Fotografia terapeutica. Allora, questa è la definizione ufficiale, che vi dico subito che vi ho rimesso quella ufficiale, ma è in fase di ridefinizione. La stessa Judy Weiser è convinta che non ha più utilità di esistere questa definizione. Fotografia terapeutica si intendono tutti gli interventi messi in atto da persone che non sono terapeuti o pratiche fotografiche messe in atto dalle persone stesse in situazioni in cui non sono necessarie le competenze di un terapeuta. Non so, il lavoro di Joe Spence, lei lo chiamava fototerapia, vi ricordate nel video? E ci fu questo già il primo problema. In realtà quello era un lavoro di fotografia terapeutica. Se per fototerapia si intende la fotografia all'interno setting terapeutico, la fotografia terapeutica, secondo questa definizione, può essere fatta da chiunque. E qui arriviamo nel grande casino che sta accadendo, ovvero basta che uno si sveglia la mattina, decide di andare campo rom, fa delle foto insieme, quella è fotografia terapeutica. No, quella non è fotografia terapeutica. Allora, io ho insegnato fotografia per anni, anche insegnato fotografia. Un gruppo 10-15 persone, vi ritrovate tutti mercoledì sera, dalle 9 alle 11, al circolo, a stare insieme, a crescere insieme con la fotografia. È evidente che quello stare insieme già di per sé ci porta del benessere, perché io per quelle 2 ore stacco il cervello dalla mia vita quotidiana, dai miei problemi, e mi metto in relazione, comunico con gli altri. Poi produco delle immagini, quelle immagini le condivido con il mio gruppo, quindi sentirò
commenti positivi, sentirò commenti negativi, accetterò l'opinione dell'altro, cercherò di difendere le mie opinioni. Benissimo, ma questo avviene sempre, comunque. Non è questa un'azione terapeutica. È evidente, se io cammino in mezzo a un bosco, sto bene. Quindi il benessere, di per sé i linguaggi espressivi ti aiutano a raggiungerlo. Il processo terapeutico è quella vera cura di. Per quello che la definizione è parzialmente giusta, perché se accettiamo il fatto che qualsiasi persona che non sia un terapeuta possa fare un progetto di fotografia terapeutica, crea i danni. Io faccio un esempio che è molto semplice. Coca-Cola, senza fare delle marche, no? Gasata, acqua gasata, roba gasata. Se io, quindi questa è una persona, se io la agito ben bene e quindi riesco a dargli i giusti input e poi apro, che cosa accade? Pum, esce una quantità di roba. Quindi il problema non è... Ci abbiamo bisogno di essere ascoltati, no? Parliamoci chiaramente, siamo sempre più ognuno nel suo, quindi abbiamo davvero la necessità di un ascolto. Quindi non è tanto il fatto di sapere aprire una bottiglia, è il fatto di riuscire a contenere quello che esce fuori. Allora, quello che stiamo definendo anche con il gruppo NETFO, e Judy quest'anno farà una sua giusta lettura, perché è lei che lo deve fare, non si può più intendere fotografia terapeutica lasciata libera a chiunque. E in Italia, un po' grazie al festival, un po' diciamo sì, grazie all'attività di divulgazione che abbiamo fatto, ci sono sempre più esempi di questi casi, di gente che davvero, basandosi sul bisogno delle persone, fa dei danni inverosimili. Andreste mai a curarvi un dente da un non dentista? Pretendete che il dentista, il medico, abbia una formazione? Almeno io, perché ho il terrore del dentista, quindi voglio lo screening. Immagino di sì, anche voi, no? Non andreste mai a curarvi da un medico che non è formato? Ecco, il principio è questo. Quello che probabilmente cambierà il concetto di fototerapia, se la fototerapia, cioè restringere uno, allargare l'altro. Allora, diciamo, io più o meno ho finito, avrei da farvi vedere degli esempi, ma lascerei un po' la parola a voi, perché non so che ore sono. Allora, no, parliamo del continuum, questo vi dà un quadro generale che è molto preciso. La fototerapia è l'uso della fotografia durante la terapia, nella terapia, quindi solo i terapeuti possono avvalersi del termine, sono un fototerapeuta, ovviamente un terapeuta che abbia una formazione nell'utilizzo. La fotografia terapeutica è usare la fotografia come terapia, che è diverso. Ok, allora, io gli esempi li salterei perché abbiamo già parlato tanto. Da 1 a 10 quanto vi ha annoiato? 11? No, almeno 2, dai. No, c'è qualcosa che ne va. Vabbè, è molto interessante, penso che sia una cosa nuova per tutti, quello che abbiamo sentito adesso da Antonello, questo tipo di approccio alla fotografia completamente esterno a quello che è il nostro vissuto poi quotidiano. Sarebbe bello adesso ottenere da voi qualche ulteriore domanda, qualche ulteriore argomento sul quale andare, non so, ad approfondire di più il tema o trovare anche parolacce, vanno bene. Ti faccio una domanda allora, come interpreti il fattore, adesso entrando in un tema che non è proprio quello della terapia? Allora, già la parola interpretazione... non è proprio terapia, ma la modalità con la quale gran parte, ad esempio, di un settore fotografico o comunque una serie di autori intraprendono delle... o abbiano delle visioni fotografiche, dei progetti fotografici, che comunque siano continuativamente, tu prima hai operato un discorso di moda, secondo me invece sono in qualche maniera
utilizzano i metodi praticati da altri, non tanto una sorta di copiatura, tanto quanto una sorta di umore continuo che viene perpetrato da molti autori e reiterato in maniera costante. Nella fotografia di territorio, nella fotografia di paesaggio, e c'è questa modalità che ad esempio la fotografia diventa, non dico una copia, ma sicuramente con delle sfaccettature, no? È un qualcosa che può diventare in qualche maniera, non dico una patologia fotografica, però ne ha un'interpretazione questo discorso. Non lo so, quello che mi viene da dire è che sai, rispetto a quello che ho... Tipo manierismo continuativo, no? Però il manierismo lì rimaniamo su però un discorso estetico, no? Secondo me. Allora, nel momento in cui vai, come dire, utilizzi un linguaggio che in qualche maniera sai che è riconoscibile. E quindi nel momento in cui utilizzo quel linguaggio che so già che funziona, potrebbe... mi viene da dire, poi magari non lo so, però mi viene da dire questo. Sarebbe per quello che dico che per me è interessante fare un lavoro con i fotografi, ma non perché il fotografo non è necessario, a parte che non c'è nessuno che non c'ha un piccolo problemino da dover affrontare con se stesso, io in primis, e l'elenco è lungo, per me mi interesserebbe molto andare a vedere con i fotografi qual è il motivo per cui tu spingi. Poi c'è il discorso che facevo anche prima, siamo davvero in una invasione di immagini, no? Quindi questa roba si conficca dentro al nostro mondo simbolico. E da poco ho scritto un articolo che parlava di non tanto di popoli migranti, ma di immaginari migranti. Il nostro immaginario, nel momento in cui c'è il mondo virtuale, lo consegniamo e va benissimo, non sono di quelli che, insomma, va tutto bene. Però dobbiamo ragionare che quell'immaginario che noi pubblichiamo diventa poi un immaginario che va ad arricchire quello più ampio. Instagram, chi è che usa Instagram? La conoscete perlomeno? Ok, famosi hashtag, io ci ho impiegato un annetto a capire che era, no? Però quello è un problema mio, infatti non li uso. Però immaginate, io volevo farci un lavoro su questo in verità, no? Se avete una buona connessione e cercate un qualsiasi hashtag, parole in inglese, tanto funziona la maggior parte, home, casa, a seconda di quella che è la velocità della vostra connessione, nel giro di 8 secondi avete una visione mondiale di quella che può essere visivamente l'immagine associata a quel termine. E questo è interessante da un punto di vista psicologico, antropologico, sociale. Quindi io non lo so rispetto alla tua domanda, lì ci sono altri livelli per me. Io ne parlavo un paio di anni fa, no? Penso alla fotografia come ad una catena di montaggio, dove ognuno ha un suo ruolo importante, dal fotografo al fruitore. Poi lasciamo stare quello che diceva, che vi ho detto finora, che c'è tutte queste connessioni. Allora, c'è il fotografo che deve lavorare, che fa il suo lavoro, che deve campare. Poi c'è l'editorialista, poi c'è in mezzo caporedattore, poi ci sono in mezzo chi ti dà la commessa del lavoro, poi ci sono i galleristi, poi ci sono i curatori, poi c'è tanta altra roba, troppa, e poi c'è il pubblico. Allora, manca il coraggio, secondo me, qui dentro. Questo è un po' anche una provocazione che voglio fare, nel senso che io capisco che il fotografo deve campare, no? Lo so, è difficile, quindi che fai? Cerchi di fare quello che poi sai che puoi vendere. Però se io, situazione migranti, cioè abbiamo un immaginario che ci viene dato dalla televisione o da internet, che veramente è sempre quella roba là, cioè
Con la call 2016, non questa di quest'anno, si vede che hanno capito, mi arrivano, non lo so, 10 progetti sugli immigrati, ok? Allora, se io avessi avuto la possibilità di mettere queste 200 fotografie dentro un ipotetico frullatore, no? Quindi erano 10 autori, diciamo 20 foto a testa, 10 per 20 fa 200, no? Ok, se io avessi avuto la possibilità ipoteticamente di mettere in un frullatore e poi versavo, non si vedeva più la differenza tra l'uno e tra l'altro, erano tutti identici. Allora, è possibile che ancora tu mi racconti, mi fai vedere una cosa che io già vedo e quindi io non ho bisogno di vederla di nuovo? Tra l'altro 10 fotografi praticamente cambiavano un po' le luci, ma era la stessa roba. Perché vai lì e mi dai quello che già vedo in televisione? Perché non vai a cercarmi altro stando lì? E allora io non lo so qual è. Allora quella roba lì funziona. Certo, si ricollega su questo immaginario, perché se io faccio, cioè c'è l'immagine, una delle immagini più belle, per me perlomeno, quella di Alessandro Penso, no? Di questa mamma che ha... che tiene il bambino in braccio e coperta con questa coperta metallica color oro, argento, adesso non mi ricordo, che è davvero una pietà 2.0, anche 4.0, è bellissima. Però cioè, abbiamo già visto tanto, non parlo di lui, parlo perché quella, insomma, chiaramente Alessandro ha fatto un'operazione davvero molto bella, però poi di quelle immagini che ha fatto il giro del mondo se ne vedono una valangata. Allora, l'ha fatta lui, è funzionato, la faccio anche io. E no, e no, è lì per me che è un po' difficile, per quello che dico, no? A volte si ha la sensazione di vedere sempre la stessa identica mostra. E qui però manca il coraggio per me. Qualcuno di voi ha voglia di fare qualche domanda? Abbiamo per fortuna gelato questa volta senza fare. Grazie. Volevo chiedere una cosa. È possibile parlare di autoterapia? Per me la fotografia è anche autoterapia, nel senso che a me almeno mi ha aiutato molte volte nella mia vita. È da parecchi anni che scatto fotografie, quindi ogni tanto mi ricapita di vedere progetti di qualche anno fa. E come hai detto tu, progetti non è che cambiano magari, cambio io, perché li rivedo e trovo dei sensi diversi rispetto a quelli che erano i processi creativi iniziali. Allora, a me questa cosa serve tantissimo per proiettare il mio sé al di fuori, per capirmi per tempo. Poi è la dicotomia che hai fatto tra la fototerapia come comunicazione, ma non è arte, ma non, foto, non è la foto d'arte. Non è necessariamente. Fino a un certo punto, che certa foto d'arte, perché chi definisce quella è una foto d'arte poi alla fine? Ah vabbè, questo è un altro argomento. Togliamo di mezzo ovviamente la foto finalizzata soltanto a essere attaccata in uno studio dell'avvocato o del dentista. Ne ho viste tante in saloni. Sì, no, ma questo di mezzo quella, togli via quella cosa lì, rimane una fotografia, cioè anche la fotografia che ho visto adesso del Spence. Sono assolutamente anche comunicativi, ma anche artistici. Sì, però quello è il discorso che diciamo che non si basa su quella che è l'aspetto estetico della fotografia, no? E quindi quando io ti parlavo anche del tasto erase cancelletto, che è una cosa che odio, no? Perché personalmente sarebbe molto interessante anche lavorare su, ripeto, su quello che per te tu dici no, questa no. Bene, perché dici questa no? Lavoriamoci insieme. Quindi in questo senso la fotografia, per questo la fotografia, ho poi detto, non esiste una giusta e una sbagliata, cioè non va a lavorare su quelle che possono essere l'aspetto grammaticale estetico dell'immagine. Non me ne frega niente della legge dei due terzi, non me ne frega niente se è sovraesposta, sottoesposta. Può esserci poi che
magari perché è un linguaggio che nel caso tuo lo utilizzi da tempo e quindi hai anche questa sensibilità, va benissimo, quindi per me va bene. Il lavoro che io faccio sicuramente non è quello che parto da quella che può essere la parte prettamente esteriore dell'immagine, no? Sì. Quindi è autoterapia? Sì, assolutamente. Ma infatti, ma secondo me il processo creativo, cioè un fotografo in generale deve pensare tanto prima. Un buon fotografo. Leggere parecchio, fare cose interessanti. Dopo che nel momento dello scatto, sì, c'è il progetto, ma c'è anche il momento di scatto dove inconscio, vede la cosa e la fotografa. Nel tempo queste fotografie si sedimentano in qualche archivio, ognuno c'è il suo. E nel tempo quelle fotografie lì, se dopo un anno, sei mesi, tu li ripeschi e li contestualizzi nuovamente in un nuovo progetto, oppure hanno ancora un senso, danno un'emozione, sono delle fotografie che fanno autoterapia, nel senso che... Sì, però sì. Tu immagini poi se con quelle stesse fotografie che tu appunto dici hanno, continuano ad avere una valenza, no? Perché scattate con un processo del tutto libero, scevro da quella che può essere una... cioè empaticamente collegato a quello che c'hai all'esterno, no? Quindi l'empatia, vabbè, poi c'è tutto il discorso dei neuroni specchio che andrebbe fatto, quello è un altro elemento molto interessante, no? Sia rispetto a quello che noi vediamo, sia rispetto a come ci relazioniamo con l'altro. Allora, quelle immagini lì, certo che per te, è come dire, quell'immagine ti chiama, ti risuona, e ti risuona come può essere un brano musicale che hai ascoltato e dopo 20 anni o 30 anni quel brano musicale continua a essere, ad avere sempre quella stessa potenza interiore verso di te. Ma non è il brano, non è la foto, no? Allora, se tu con quelle immagini intraprendi un lavoro insieme a qualcuno, no? Ma non perché tu debba, ma perché ti aiuti poi a capire quale può essere aggiungere una conoscenza di te, ecco, questo, senza altro, aggiungere una conoscenza di te. Tanto quando parlavi di percezione, io la trasformerei in vibrazione, perché è una parte interna che vibra con l'esterno. Quando entra in risonanza, lì non ci sono santi, hai necessità di scattare una fotografia, se no non... Ci sono dei giorni che tu esci da casa e fai quel tragitto tutte le mattine e quel paesaggio è quasi che non lo vedi più. Poi accapita una mattina che ho, che ne so, raggi di luce, ti fermi e ti sembra di vederlo per la prima volta. Vibrazione, percezione, chiamala come vuoi. Grazie. Io lo volevo ringraziare. Perché le cose che ci ha fatto vedere ci ha fatto riflettere. E allora la mia prima riflessione è questa, che io mi occupo da quando ero bambino di fotografia perché la fotografia si è occupata di me. Ma io ho una storia un po' particolare, che le pongo l'attenzione, ma non per fare dell'autobiografia, perché credo che la mia storia stia diventando molto simile a bambini del mondo. Io sono nato a Rimini, che è stata la città più bombardata dopo Monte Cassino, e quindi il 90% della città distrutta. Quindi l'immagine che io ho avuto da bambino era un'immagine reale della città distrutta, ma un'immagine che tutto il mondo veniva a fare di quella distruzione. Ad esempio è passato di lì anche Capa, no? Allora, lei pone la questione della terapia, se ho capito bene, rispetto a una questione personale, gli album di famiglia, così. Io che cosa ho fatto? Le pongo questa domanda. Io mi sono letto invece Foucault e mi sono letto come è cambiato praticamente l'ordine veritativo. Cioè, che cosa vuol dire? Quando una società fa riferimento a dei valori, perché non esistono solo valori individuali, esistono certo. Valori. Allora, lui dice che fino al 700 il valore veritativo era giusto e ingiusto e lo decidevano in pochi. C'era il re, c'erano delle corti, c'era la religione, no? Però in pochi. Poi invece è cambiato questo ordine veritativo e quindi non è casuale che Foucault si occupi di follia, secondo me è interessante mettere relazione Freud con Foucault, e dice che invece l'ordine veritativo è diventato normale e anormale, e di lì la biopolitica. Cioè, ma allora chi è che decide che cos'è anormale oggi, no? E
Quindi questa è la prima domanda che le faccio, perché io concordo, però volevo terminare. Sì, sì. Allora, io ho fatto un altro discorso. Ho detto, ma sono normale io di avere paura della guerra, della violenza, delle cose, no? Oppure bisogna che io faccia una terapia attraverso la fotografia, collezionando le immagini che hanno condizionato la mia vita. Allora io tutta la vita ho collezionato immagini, ma di grandi autori, perché ho avuto la fortuna di conoscere, ad esempio io ho le foto di Cerati, ma ho le foto anche, non so se le conosce, Gian Butturini, che ha fatto altrettante foto di Basaglia, io ho lavorato con Basaglia, e ho le foto ad esempio anche del Vietnam, che è un'altra cosa che mi ha toccato, perché vedevo degli altri bambini. Ho le foto anche di che cos'è stata la cementificazione del paesaggio italiano, che è un'altra cosa che mi ha toccato. Ho le foto, ad esempio, dei movimenti dal 68 in poi, no? Poi ho partecipato anche da quelli femministi, al quale non ero coinvolto in diretta. Allora cosa ho fatto? Ho fatto una terapia dell'altra parte di Freud, cioè del disagio della civiltà. Perché a me sembra che quella che ci ha fatto vedere lei, soprattutto all'inizio, l'esempio, è una che si cura rispetto a un problema molto personale, che è un tumore al seno, no? Ma c'è anche un disagio, nel quale io chiedo a lei queste mie domande, quindi se ha mai pensato che anche collezionare foto è una forma di... finisco, perché in questa dimensione sociale, allora io vedo più un discorso riferito alla scuola di Francoforte, cioè che cosa vuol dire oggi vivere in una società di massa egemonizzata dalla fotografia. Lei si è mai posto il problema perché siamo egemonizzati dalla fotografia? Io me lo sono posto, mi sono dato questa domanda, che la cosa non è, o mi sono dato questa risposta che non è solo mia, ma della Susan Sontag, che dice perché viviamo in una società di consumi. Allora, per consumare una cosa io bisogna che la veda, se no non mi verrà mai il desiderio di appropriarmi. Allora perché io dovrei consumare solo le cose che mi impongono? Quando dico consumo, non dico solo consumo di prodotti, anche consumo di notizie. Però la mia domanda è questa: come noi possiamo passare da una terapia che è individuale, e vorrei capire quali sono le sue competenze dal punto di vista proprio terapeutico, no? Cioè lei che curriculum ha dal punto di vista terapeutico, psicanalitico, così, come se ne fa. La seconda è, rispetto invece, che questa è una cosa fondamentale, come si passa invece a crearsi una terapia rispetto al disagio della civiltà. Allora, il mio curriculum è molto semplice, nel senso che io non sono un terapeuta, sono un arte terapeuta, quindi lavoro sempre in una struttura di equipe. Okay. Perché so benissimo qual è la potenza che può avere un'immagine, no? In generale dalla fotografia A, e quindi so che posso arrivare fino ad un certo punto oltre al quale non posso andare, e quindi è per quello che la necessità di lavorare sempre anche con una figura altra, ovviamente poi con le dovute competenze eccetera. Allora, sì, io ho parlato per il momento di un lavoro sul personale, però ho anche detto che poi noi siamo dentro a un contesto sociale molto più ampio, no? Quindi quando ho parlato di immaginario quando ho parlato di lenti, ho parlato anche di simboli collettivi, di simboli sociali, di immagini sociali. Ci sono delle realtà che lavorano con gruppi sociali, mi viene in mente tutto il lavoro che fa Photo Voice, un gruppo con sede in Inghilterra, e loro fanno tutta una serie di progettualità con le comunità, quindi non necessariamente con l'individuo, però poi le comunità sono fatte da individui, non dimentichiamoci mai sempre anche questo, quindi si va a lavorare su l'immagine del singolo in relazione a quella che può essere
dell'altro membro per poi arrivare a un discorso più collettivo. Ora, poi il discorso su che cosa è normale o anormale, io uscirei fuori da questo concetto, cioè per me non è importante capire quando lavoro con le immagini, se quella immagine per te ha, cioè per me è importante capire che cosa quell'immagine va ad attivare, ok? Poi tu puoi scegliere l'immagine XY, a me sinceramente non ho bisogno di una definizione e di incanalare in definizioni. Credo, rispetto al lavoro che farei, che tra l'altro trovo estremamente interessante, collezionare immagini, assolutamente sì, una delle cinque tecniche di cui parlavamo prima delle fototerapie è foto fatte dal cliente o scattate o realizzate dal cliente, ma dentro a questa categoria ci sono anche tutte le collezioni di immagini che ognuno di noi può fare. Io ho la passione per le cartoline, quindi quando vado in mostra, museo, eccetera, compro sempre cartoline. Ho una collezione di foto di antiche che trovo nei mercatini, che le scelgo perché, non lo so. In realtà poi è molto interessante andare a vedere perché. Quindi le foto del paziente non sono solo quelle che io faccio, ma sono anche quelle che lei può collezionare, che colleziona. Allora lì a me non interessa tanto capire il perché colleziona quel tipo di quell'immagine, mi preme vedere il ragionamento, il quadro generale, insieme a lei, ma non a me. Cioè, il ragionamento che si può fare è perché quello poi deve diventare uno strumento per lei, in qualche maniera, no? In questo. Quindi, non lo so, insomma, se ho capito bene la domanda e se ho risposto. Quindi, di fatto, ripeto, non c'è un giusto e uno sbagliato, assolutamente no. Ma non lo dico io. No, lo so, però... non nemmeno io lo dico. Per me è il punto, se già ci mettiamo, grazie, in una dimensione, no? Così salta tutto l'impianto di cui abbiamo parlato finora. Davvero, cioè, possiamo partire dalla foto che lei mi diceva, no? Le immagini di Rimini bombardata, per arrivare poi alla cementificazione, all'immagine della cementificazione che colleziona. Quindi lì in mezzo c'è tanta roba. Ci può essere tanta roba, poi da lì possiamo insieme, volendo, un giorno capire che cosa può esserci, che cosa un'immagine non può essere mai vista come uso questo. Se questa è l'immagine, cioè io posso andare a lavorare sull'intera immagine come su una piccolissima parte. Ce lo dice Michelangelo Antonioni con Blow Up, tra l'altro. Quindi zoomando, entrando, si scopre che... E questo è lo stesso principio. Quindi è come dire, è l'immagine che ogni immagine può essere una... quelle bamboline russe che c'è... Matrioska. Quindi ogni immagine io posso andare a livelli successivi. È come Photoshop. Allora, quando io lavoro le immagini, lavoro per livelli. Poi la mia immagine finale è quando chiudo tutti i livelli. Però se io vado a lavorare su un singolo livello, scopro delle cose. Se io vado... Questo dei livelli in realtà è una cosa che mi piace moltissimo, perché stiamo con una collega psicologa strutturando da 5 anni una modalità di lavoro che presto verrà pubblicata, spero. E lavora sul concetto dei livelli, cioè la nostra vita è il nostro io si costruisce, cosiddetta a cipolla, ci vestiamo a cipolla, no? Il nostro io sono tanti piccoli livelli. Quindi se io vado a lavorare sul livello X e per arrivare a quel livello magari mi serve la foto Y, che magari non c'entra niente con l'X con cui io vado a lavorare, però diventa una porta di ingresso. Però mi interesserebbe, pensando a due estremi,
un immaginario distrutto e un paesaggio cementificato, no? La stessa distruzione. Ecco, quindi appunto, però in mezzo c'è tanto scelte, no? Anche tante visioni, quindi sarebbe carino entrare. Poi non è che uno deve psicanalizzare in quel senso lì, no? Cioè, per me è importante l'ascolto in quel senso, cioè poi io penso sempre che ognuno di noi ha questo guaritore interno, non lo dico io, lo dicono delle stupende teorie dall'antropologia culturale, adesso mi sfuggono i nomi. Ognuno di noi ha questo guaritore che è un nostro metro in qualche maniera, è quello che noi riusciamo, il guaritore agisce in una modalità di salvaguardia in qualche maniera, no? Ci mette di fronte a quello che siamo in grado di poter gestire. Quindi quello che siamo in grado di vedere, di gestire, di percepire, di vibrare, di lavorare in quel momento, ce lo fa vedere. Se non siamo in grado, non ce lo fa vedere. Quella stessa immagine con cui io lavoro oggi e mi permette di accedere al livello X della mia cipolla, fra un mese magari quella stessa immagine magicamente mi dice: ma guarda, riesco a vedere, riesco ad entrare ad un altro livello. Quindi per me non c'è normale, anormale. C'è qualche altra domanda? Qualche donato di voi vuole porre una domanda? Una considerazione in parte risposto, perché non mi era chiaro. Quando parlavi di terapia lo hai fatto in termini un po' generali. Allora, siccome l'Italia è un paese in cui tutti sanno far tutto e soprattutto il lavoro degli altri, io non sono psicologo, non sono medico, però la mia considerazione è questa: siccome fotografi possono esserlo tutti per definizione, cioè uno si sveglia la mattina e dice sono un fotografo. Se abbassiamo il livello e non definiamo bene la cosa, c'è il rischio che tutti siano il diritto di essere terapeuti. E da qui si arriva a un concetto, terapia, fotografia, niente, il mercato inteso come collettività riscontra un appeal verso questa forma, nascerebbero professioni, situazioni, gruppi di lavoro, eccetera, che non hanno codifiche, magari non hanno professionalità e quant'altro. Quindi, pur non essendo appunto un operatore nel settore, io sono un architetto, quindi ho il senso un po' della professione, ma in termini separati, secondo me non sarebbe sbagliato definire i parametri che poi devono avere questo settore, perché sennò si va a sdoganare tutto con il problema che se mi sveglio la mattina e dico di essere fotografo, crea un tot danno. Se arrivo ad essere anche terapeuta... Guarda, questo è, ti ringrazio perché è un argomento che è per me molto caro, che ho dibattuto moltissimo e farei anche nome e cognome, perché per me è una persona completamente... veramente che crea dei danni notevoli. Infatti sto fermo. Diciamo, lei come tante altre proprio fanno esattamente quello che dici te. In seno a questo, a fronte di questo, a parte che, ripeto, Judy Weiser si è da poco ha compreso, allora no, aspetta, perché c'è un altro problema, che noi stiamo utilizzando una terminologia di termini, una traduzione di termini coniati circa 40-50 anni fa in America. Quindi c'è già una traduzione dall'italiano dall'americano, dall'inglese all'italiano. E più c'è tutto un discorso che 50 anni fa c'era anche una logica e un utilizzo della fotografia anche a livello popolare totalmente, completamente differente, no? Oggi davvero pensiamo a come è cambiato il rapporto della comunicazione, il tempo e lo spazio della comunicazione oggigiorno, cioè la fotografia è entrata in un rito sociale per noi, è innegabile da questo punto di vista. Proprio perché c'è questa... Ci siamo accorti che c'è questa tendenza, perché come dici te, è un punto interessante del mercato che può essere sfruttato, abbiamo messo in piedi questa rete NETFO, che è Network Italiano di Fototerapia, Fotografia Terapeutica e Fotografia d'Azione Sociale, dove oltre a me ci sono altre 5 figure
che idealmente coprono un po' tutta l'Italia, perché una è di Milano, Francesca Belgioioso, poi c'è Barbara Pasquarello che è di Modena, poi c'è io di Perugia, Floriana Di Giorgio che è di Roma, poi c'è Chiara Di Grandi, Ragusa, lavora anche a Madrid, Giancarlo Boccione che è di Pesaro, ma semplicemente perché è un incontro grazie al festival. L'obiettivo è quello di arrivare a creare una identità anche professionale. Noi da 3 anni abbiamo messo in piedi, noi ci siamo creati istituzionalmente dal 2014, quindi siamo relativamente giovani. La prima cosa che abbiamo deciso, allora siamo arti terapeuti, psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali con una larghissima esperienza nell'ambito, quindi tutta gente che è dentro a un determinato modalità di pensiero, no? Poi c'è chi ha avuto anche come me esperienza pregressa nell'ambito fotografico, se vuoi è un'aggiunta, un aiuto in più. Allora noi stiamo puntando moltissimo sulla formazione, che è importante, e da 3 anni stiamo portando avanti, da 2 anni e mezzo, 3, questa scuola, dove abbiamo dei parametri di accesso molto rigidi, per cui se tu ingegnere, architetto, scusami, fai domanda, non vieni ammesso, assolutamente no, nel senso che devi avere determinati requisiti, che è ovvio che poi è formale, no? Nel senso che poi magari il fatto che tu possa essere uno psicologo psicoterapeuta, avere il titolo non garantisce che tu sia un bravo psicologo psicoterapeuta, questo è un altro paio di maniche. Accettiamo anche fotografi, pochissimi in percentuale, perché ragioniamo sempre nella logica del lavorare in equip, quindi tendiamo a fare dei gruppi che siano equamente proporzionati tra le possibili figure che sono, diciamo, tutto ciò che sta nell'ambito della psicologia, psicoterapia, l'arte terapia, quindi possono essere anche, se vuoi, counselor, mediazione artistica e fotografi, più o meno, diciamo, a grandi linee. I fotografi però devono avere un'esperienza comprovata in ambito sociale, ma che non significa che io vado a centro Roma e faccio le foto. Quella è una documentazione fotografica, va bene, ma non è quello che cerchiamo noi. Quindi cerchiamo di fare una selezione molto rigida, molto ristretta, rifiutando. Abbiamo preso una coppia, abbiamo escluso lui e abbiamo preso lei. Lei aveva i requisiti, lui no. Poi se lei glielo vuole passare perché sono compagni, boh, però per noi era, cioè, a parte l'idea di avere una coppia all'interno è già complicato, però comunque lui non aveva i requisiti, quindi non entri. Un grande interesse personale, lo so, anch'io ho avuto un grande interesse personale, mi sono fatto 4 anni di lavoro, di formazione, più quella che posso aver avuto nel fare. E sempre in questa logica, durante il festival lanceremo, diciamo, ci sarà la presentazione di questa rivista, che è una rivista online, che è dedicata proprio esclusivamente a queste 3 aree. La fototerapia, la fotografia terapeutica e l'azione sociale. Perché? Perché crediamo che sia importante anche creare una letteratura, perché un qualcosa ma traccio, se no davvero. Io ho visto gente che ha fatto dei workshop di un giorno, 2 giorni, sabato e domenica, e lunedì la trovavi su Facebook pronta a diventare fototerapeuta. No, il problema è che manca però a monte un'associazione che in qualche maniera ti può salvaguardare, no? Poi abbiamo il problema che gli psicologi, mi dispiace, psicoterapeuti, se siete in sala, ma non sapete il problema, io adoro lavorare in team, però c'è un problema anche istituzionale, non puoi toccare quelle categorie, quindi gli altri terapeuti, counselor, eccetera, che non vanno a rubare, ma sono delle figure che possono essere usate in compresenza e possono aiutarti, vengono osteggiate. E quindi sì, c'è una legge, non ci sono i decreti attuativi. Quindi c'è una legge del 2013 che riconosce determinate figure, ma ci sono le lobby degli psicologi, degli psicoterapeuti che mettono freni a manetta. Unico caso in Europa, perché in Inghilterra non è, anzi la figura dell'arte terapeuta è totalmente
riconosciuta. Se tu lavori con dei bambini, con gli adolescenti, cioè l'adolescente ora ha un linguaggio, il linguaggio visivo è un linguaggio fondamentale per loro. Allora, se tu riesci, c'è un film, si chiama La classe, un film francese, non so, 10 anni fa più o meno, che io trovo molto interessante, e c'è un, mi piace il film, però c'è un episodio importante all'interno del film in cui c'è diciamo questo professore che ha una classe molto difficile di quartieri, credo girato a Parigi, ma insomma comunque quartieri sociali molto difficili, no? Quindi con realtà sociali e culturali toste. E all'interno di questa classe c'era il classico bullo, quello che noi chiamiamo oggi il bullo, no? Quindi tanto parlare di bullismo perché va tutto bene, però insomma. C'è questa scena in cui quindi lui non viene accettato dalla classe, non è integrato, questa parola enorme, un'altra bella parola. E a un certo punto l'insegnante chiede di fare una specie di diario, in qualche maniera, raccontare se stessi, il proprio ambito di vita. E lui lo fa attraverso le fotografie e raccoglie delle immagini, lo scrive, adesso poi sempre con zio Alzi che fa degli effetti, Alzi era l'Alzheimer, nel senso che faccio fatica a ricordarmi, però la scena è questa, nel momento in cui lui esprime se stesso attraverso le immagini, gli altri vedono una parte che lui in una situazione normale non faceva vedere e quindi lo accettano, capiscono da dove arriva, per cui vanno oltre un livello di giudizio. E allora lavorare appunto per dire con gli adolescenti sarebbe interessantissimo insieme, no? Allora tu puoi arrivare a capire un problema di una persona, come dicevo prima, senza necessariamente chiedergli qual è quel problema, perché ognuno di noi davvero ha tutta una serie di filtri, di resistenze, e ci sono delle cose alle quali tu resisti in continuo, puoi essere bravo quanto ti pare, e non è che la fotografia è una polverina magica, l'Apollon, no? Cioè non è quella, è sicuramente ti dà la possibilità di accedere con più facilità, poi magari trovi persone che hanno veramente resistenze molto forti, però davvero riesci a poter accedere. Allora, se figure formate, perché la formazione è importante, insieme quindi arte terapeuti formati in l'utilizzo della fotografia o counselor o psicologi, eccetera, si lavorasse con la logica del team, in Italia si parla di rete senza mai, questo è un termine politichese che purtroppo è stato usato e abusato tanto quanto terapia. Adesso si fa rete, si fa sempre rete, però poi questa rete non è mai concreta. Allora, l'utopia per me sarebbe di riuscire davvero ad arrivare a una collaboratività. In questa maniera, per quello che ti dico fotografia terapeutica, quella definizione lì è sbagliata, no? Nel momento in cui mi dici chi conosce Cristina Nunez, fotografa spagnola che lavora. Perfetto. Cristina è partita da una sua esperienza personale importante e è arrivata a definire una modalità di lavoro attraverso il ritratto. Benissimo. Lei adesso, Cristina, si è evoluta, per fortuna, però il suo metodo è un metodo molto forte, molto potente. Lì c'era un problema originale. Allora, se tu a una persona gli dai la possibilità di accedere a determinate aree interne, poi la saluti, dice vabbè, il workshop è finito, e la rimandi a casa, è il solito discorso della bottiglia. Allora, non è che tu puoi trasformare la persona, no? Però gli devi dare gli strumenti per tornare a casa con un po' più di tranquillità, sapere che ha visto delle cose e sapere che quelle cose le può gestire, se no fai danni. In questo Cristina è migliorata, perché nel mentre si è fatta un percorso e ha capito il punto. Però ecco, il problema è che c'è il rischio, c'è, quindi noi ce la stiamo mettendo tutta, ma poi alla fine io sono prolisso. E perché anche il Candiani c'è il tempo.
Allora, io innanzitutto ringrazio Antonello perché è stato un intervento molto bello e interessante, abbiamo scoperto tante cose nuove e diverse rispetto ai discorsi che facciamo poi normalmente. Vi ringrazio tutti quanti voi e vi ricordo del prossimo appuntamento tra due sabati con Luca Panaro, che parleremo chiaramente di fotografia d'arte, che è un tema che è tra verità e finzione, che è un tema che piace. Per cui vi ringrazio ancora e grazie a tutti voi.